L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha rinviato per mancanza del numero legale l'esame della mozione firmata dai consiglieri regionali d'opposizione sul mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività ai medici del Servizio Sanitario Regionale. In aula Maria Rosi, Nuovo Centrodestra, illustrando la mozione, ha sottolineato come alcune sentenze del Tribunale hanno dato ragione a singoli medici che hanno fatto ricorso. Secondo Rosi, è immaginabile quindi che un considerevole numero di contenziosi interesseranno le ASL regionali che, oltre a corrispondere l'indennità di esclusività dovute, dovranno sopportare anche consistenti costi aggiuntivi per le spese legali. Per questo, ha detto, chiediamo un intervento da parte della Giunta per corrispondere ai medici quanto dovuto, così da evitare un aggravio ancora maggiore a carico della collettività. L'assessore Fabrizio Bracco ha ricordato che la Giunta ha approvato una delibera in cui sollecita i direttori generali delle ASL a chiedere un'interpretazione alla funzione pubblica ed eventualmente a liquidare il dovuto ai medici. Bracco ha sottolineato che a fine 2013 i medici coinvolti erano 163 e che quindi incidono in maniera ridottissima nel bilancio del personale del sistema sanitario regionale.